buon weekend a tutti quanti. Questo è il weekend del Lungo Ponte del 1° maggio. In questo contenuto, che so che vi sta piacendo molto, parleremo di pronostici e quote della 32esima giornata di Serie A. La cosa importante in questa giornata di calcio: si può decidere le sorti dello scudetto. Il Napoli al primo match point per aggiudicarsi lo scudetto, per il suo terzo scudetto della storia, ma anche una giornata importante per la lotta Champions. Ma prima di tutto iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così ogni volta che uscirà un nuovo contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. Altra cosa importante, signori: in questa giornata qua ci saranno tante partite importanti, e cominciamo subito dalla prima partita. Sappiamo che il Napoli doveva giocare sabato, ma è stato posticipato al lunedì alle 13 per l'eventuale festa scudetto, perché se la Lazio non dovesse vincere contro l'Inter e Napoli vince contro la Salernitana, Napoli potrebbe festeggiare il suo terzo scudetto. Andiamo subito alle quote. Roma-Milan è una bella sfida, è una sfida importante fra le due squadre, che sono in questo momento pari punti, tutte e due sono a 55, ma in questo momento è avvantaggiata il Milan per la differenza reti. Nell'ultima giornata il Milan ha vinto contro il Lecce 2-0, la Roma ha perso contro Atalanta 3-1. Sarà una partita molto affascinante. Vediamo le quote: la vittoria della Roma 2,85, il pareggio 2,95, vittoria del Milan 2,75. Per me qua in questa partita esce un bel pareggio, perché sono due partite abbastanza strane, due squadre che dipende il momento. Lì in questo momento la Roma è a pezzi, perché mancano tanti giocatori, non sappiamo con quale formazione scende in campo. Il Milan in questo momento ha la testa, secondo me, molto più alla semifinale di Champions che a questa partita di campionato. Per me questa partita sarà un bel pareggio, e poi decideranno avanti come andrà a finire la partita. Torino-Atalanta. Qua l'Atalanta con l'ultimo vittorio contro la Roma è ritornata in corsa Champions. In questo momento sembra un'Atalanta che va a mille, un'Atalanta che, come abbiamo visto, ha cambiato il suo modo di giocare. Una volta giocava sempre all'attacco, questa volta ha cambiato sistema di gioco, difende e poi riparte, fa anche il contropiede, cosa che negli altri anni Gasperini non aveva mai fatto. Sarà una partita decisiva. Il Torino viene dalla bella vittoria contro la Lazio a Roma per 1-0. Io dico sarà una partita con qualche gol, vedremo abbastanza gol. Vediamo le quote: vittoria del Torino 2,90, pareggio 3,25, vittoria dell'Atalanta 2,50. Io non vi nascondo che sono sicuro che la squadra di Gasperini la porta a casa. Vittoria dell'Atalanta. Dopo l'altra partita, l'altro super match di giornata è alle 12:30 fra Inter-Lazio. Quest'altra è un'altra partita che ti giochi il campione, la Champions. Lazio, seconda forza del campionato, dopo quasi 8 vittorie consecutive, 8 risultati consecutivi, ha perso contro il Torino. L'Inter viene dalla bella vittoria 3-1 contro l'Empoli, dalla qualificazione alla finale di Champions di Coppa Italia dopo aver vinto contro la Juve 1-0. Sarà una partita affascinante fra due squadre che giocano. Pure Sarri quest'anno ha deciso di rinunciare al suo gioco totale d'attacco a fare un'ottima difesa, come vediamo la Lazio è la seconda difesa d'Europa, perché è la meno battuta d'Europa, perché ha un assetto difensivo molto utile. L'attacco anche, abbiamo Immobile che quest'anno è proprio sfortunato, forse la Lazio non l'ha mai avuto al 100%. D'altra parte un Inter che, se andavamo a vedere all'inizio di aprile, era ridotta davvero male, con rischio di esonero di Simone Inzaghi. Però un Simone Inzaghi in piena lotta Champions, un Simone Inzaghi in semifinale di Champions, un Simone Inzaghi in finale di Coppa Italia,
Io quelli che finora gridavano che volevano la testa di Simone Inzaghi non so dove sono ora. Tutti a esultare. Vediamo le quote. Abbiamo l'Inter, la vittoria dell'Inter 1,80, pareggio 3,60, vittoria della Lazio 4,50. Per me è troppo alta la vittoria della Lazio, è troppo bassa la vittoria dell'Inter. Sono squadre che sono equilibrate, signori miei, non ci può essere questa differenza. Stiamo parlando di una squadra che è seconda in campionato e una squadra che è sesta, togliendo la Juve sarebbe pure quinta, togliendo la Juve, però è sesta in questo momento in campionato, è sesta. Tu non puoi avere, perché sono un giocatore in casa, una quota così alta. Io sinceramente penso che questa partita finirà con un semplice pareggio 1-1, che sono due squadre che in questo momento forse sta meglio l'Inter della Lazio, però non penso che la Lazio possa perdere contro la Lazio o la Lazio possa perdere contro l'Inter, la stessa l'Inter potrebbe perdere contro la Lazio, per me è un pareggio. Dopo l'altra partita che si gioca invece alle 15, potrebbe essere la grande festa di Napoli e il derby campano fra Napoli e Salernitana. Qui le quote sono davvero azzardate. Abbiamo Napoli 1,22, Salernitana a pareggio 6,50, vittoria Salernitana 13. Qua non ce n'è serve, ma signori miei, tu stai giocando in casa, hai il match point per vincere il campionato, per vincere lo scudetto, vittoria del Napoli. Una vittoria del Napoli schiacciante. L'altra partita delle 15 sarà Cremonese-Verona. Questa è una partita davvero da alto impatto, perché il Verona deve vincere a tutti i costi per tenere ancora aperta la speranza di salvezza dopo essere arrivato solo un punto dal Verona. Non può più fallire il Verona. La Cremonese, dopo aver fatto di tutto per arrivare in finale di Coppa Italia, però ha pareggiato 0-0 contro la Fiorentina, però all'andata aveva perso 2-0. Sarà una partita che forse le fatiche di Coppa si faranno sentire. Vittoria della Cremonese 3-5, pareggio 3-30, vittoria del Verona 2-40. Sicuramente ci sarà una vittoria del Verona, molto probabilmente. Io metto come pronostico 2. Sassuolo-Empoli, sono due squadre che vengono tutte da due sconfitte. Il Sassuolo viene da una sconfitta pesante 3-0 contro la Salernitana e l'Empoli viene dalla sconfitta contro l'Inter 0-3 in casa. È una partita dove queste due squadre ormai non hanno più niente a chiedere al campionato. Giocano per gusto di giocare. Io penso che sarà una partita molto bella fra due squadre che se vogliono giocare a calcio. Vediamo le quote, la vittoria del Sassuolo 1,77, pareggio 3,85, vittoria dell'Empoli 4,25. Io penso che vincerà l'Empoli molto facilmente, 2. Dopo Bologna, poi c'è Fiorentina-Sampdoria, la Fiorentina viene dalla grande gioia di aver vinto contro, di aver pareggiato però, essere arrivata in finale di Coppa Italia dopo, mi sembra, dopo 9 anni è tornata in finale di Coppa, o non mi ricordo, comunque 9 anni mi sembra che dopo quei brutti fatti, quella finale contro il Napoli. E questa volta io penso che se la possono giocare alla pari, perché se noi vediamo le due squadre, Inter e Fiorentina, sono due squadre di Coppa, sono due squadre che danno il meglio in Coppa, e sarà una finale molto spettacolare fra Fiorentina e Inter. Poi c'è la Sampdoria, ormai si può dire con un piede in Serie B. Vediamo le quote: vittoria della Fiorentina 1,30, pareggio 5,55, vittoria della Sampdoria 9,75, vittoria qua senza se, senza ma, della Fiorentina, e diamo 1. Bologna-Juve, qua Bologna-Juve dobbiamo capire come sta la Juve, se davvero la Juve ha staccato la spina e non c'è più mentalmente, qua può essere una disfatta. Qui, quest'aprile, per la Juve può essere la partita col Bologna, può essere una disfatta, perché ricordiamo, la Juve viene da ben 4 sconfitte consecutive. La Juve non vince in campionato dalla partita contro il Verona, perché con la Lazio ha perso 2-1, con Sassuolo ha perso 1-0,
con il Napoli ha perso 1-0. Poi abbiamo in Coppa, ha vinto contro lo Sporting in casa 1-0, però meritava di perdere. In Portogallo ha pareggiato 1-1 e poi ha perso in Coppa Italia, ha pareggiato 1-1 allo Juventus Stadium e ha perso a Milano 0-1. Una Juve che in questo aprile doveva essere il mese decisivo, ha staccato la spina, completamente staccato la spina. La colpa non so se è di giocatori, di allenatori, di dirigenza, però la partita col Bologna è fondamentale. Se la Juve vuole uscire da questo coma, deve vincere contro il Bologna, senza mai, senza tra. Deve vincere, perché il Bologna può essere davvero quel punto dove si decide di o staccare la spina, come un uomo in coma. In questo momento la Juventus è in coma. Si deve decidere se staccare la spina e farlo morire, giusto, o lasciargli la spina e avere la speranza che si possa risvegliare. E la partita col Bologna, siamo a questi livelli in questo momento. Vediamo le quote. Il Bologna viene da... cosa ha fatto il Bologna nell'ultima giornata? Nell'ultima giornata il Bologna ha perso contro il Verona 2-1, però aveva vinto la penultima giornata, aveva pareggiato 1-1 con il Milan, e poi qui ha perso clamorosamente con il Verona. Però le motivazioni, come ho sempre detto, a fine campionato danno tanto. Vittoria del Bologna 3,45, pareggio 3,20, vittoria della Juve 2,20. Io penso che la Juve non possa vincere contro il Bologna, sono onesto. Io vedo più un risultato di 1x, perché la Juve in questo momento, come ho detto, è un paziente in coma che deve solo decidere se staccare la spina oppure no. Andiamo a ripetere i nostri pronostici. Roma-Milan X, a Torino-Atalanta 2, scusate. Inter-Lazio X, Napoli-Salernitana 1, dopo c'è Cremonese-Verona 2, Sassuolo-Empoli 1, Fiorentina-Sampdoria 1, Bologna e Juve 1x. Signori miei, scrivete sotto i vostri pronostici, mi raccomando, iscrivetevi ai nostri social, perché questa settimana è davvero fondamentale per tutti gli impegni fra Formula 1 e campionato, dovete seguirci. E mi raccomando, perché dovete anche iscrivervi ai nostri canali social, che in questi giorni usciranno tutte le squadre per il Giro d'Italia confermate, e uscirà anche il nostro palinsesto per questo Giro d'Italia 2023. Mi raccomando, seguiteci e ci vediamo alla prossima. Ciao!